Ciao a tutti, io sono qui per portare ordine in questo video. Come avrete capito dal titolo, oggi si parla di raccolta delle olive, ma è avvenuto tutto in momenti completamente diversi, avverrà ancora, non è ancora finito di avvenire. Dovrà avvenire ancora nel futuro, è già avvenuto anche nel passato e avverrà probabilmente anche nel presente. Avviene nel presente, perché sennò è futuro. Bene, ho fatto un po' di casino con questo video e quindi io sono qui a portare un pochino di ordine. Il luogo dove mi vedete adesso sono un paio di filari di lavanda che abbiamo piantato tanto per rendere più bello l'oliveto, probabilmente, non lo so. Mio padre un giorno ha detto: piantiamo due file di lavanda lunghe 20 metri. Fatto. Bene. Sono sicuramente molto belle, anche perché sono delle piante che iniziano ad avere già un po' di anni. Belle. È successo che un giorno di questa settimana che è appena passata, mi è venuto in mente di venire a dare una mano a raccogliere le olive, o almeno iniziare a dare una mano, perché ovviamente non abbiamo ancora finito. So già che questo video sarà un video tormentato dai commentatori pazzi, commentatori folli, quelli che non riescono a farsi i cazzi loro e che devono per forza venire a commentare e dire la loro opinione, quando in realtà adesso vi spiego perché voi non dovete dire la vostra opinione. Non è che non voglio la vostra opinione, è che so già cosa mi andrete a dire, quindi ve lo dico già io in anticipo. Questa primavera avremmo voluto potare questi olivi, l'avremmo voluto fare bene quest'anno, molto approfonditamente. Il problema è che c'è stata una cosa chiamata pandemia globale che ci ha impedito di venire qua a potare gli olivi, proprio nel periodo in cui si potano gli olivi. Per questo le piante sono rimaste un po' incolte, le fronde crescono verso l'alto, ci sono molti polloni soprattutto interni alle piante, infatti le piante andrebbero svuotate all'interno. Questo non è accaduto. Per questo motivo vedrete che durante la raccolta taglieremo alcuni rami e li tireremo nelle reti per finire di raccogliere le olive appunto da questi rami che comunque andrebbero tagliati la prossima primavera e quindi abbiamo già iniziato a toglierli per facilitare anche la raccolta. Quindi adesso che vi ho spiegato il motivo per il quale stiamo anche togliendo alcuni rami, non stiamo potando perché non scegliamo i rami quelli giusti, quelli produttivi, togliamo soltanto i polloni grandi che dall'interno sono andati verso l'alto e hanno fatto un po' di casino, riempiendo anche l'interno della chioma. Quindi tanto vale tagliarli adesso. Sarebbe anche l'autunno il momento giusto in cui potare gli alberi. Ovviamente non ha senso potare gli olivi in autunno perché vanno raccolte le olive, altrimenti dopo non ci raccogli niente. Ma visto che siamo proprio nel periodo della raccolta, tanto poi togliamo tutte le olive che ci sono sopra, ecco risolto il problema. Devo mantenere la calma in questo video, perché mi sento già quello che dice: ma non si fa così! Vi starete chiedendo dove stiamo andando? Stiamo andando a cogliere le olive. Togliamo questo cappello da babbeo per adesso. Il luogo dove andiamo adesso è l'oliveto della mia famiglia. L'oliveto di famiglia da quando sono nato praticamente, però non è proprio dove abito io, perché ovviamente era del mio nonno, che in realtà mio nonno è pratese, però ha comprato l'oliveto a Pistoia, dove adesso abita mia zia, e adesso stiamo andando da mia zia. Mio padre, io, mio zio, i miei zii, tutti. Io adesso sono uscito dal lavoro e sto andando. Non è proprio Pistoia, dobbiamo uscire l'autostrada di Montecatini e poi andiamo verso Serravalle Pistoiese e saliamo fino a Marrazzano, che è il paese dove abbiamo l'oliveto. Arrivando.
Quelli che vedrete nel video, tra l'altro, sono due battitori aria compressa. Noi usiamo l'aria compressa perché abbiamo circa 300 livi e battitori elettrici probabilmente non avrebbero abbastanza batterie per fare un numero consistente di olivi. E in più sono stati acquistati dalla mia famiglia già da tanti anni, quando i battitori elettrici ancora non esistevano. Quindi per adesso, finché va bene, finché funzionano, utilizzeremo il compressore con i battitori aria compressa. Sono due battitori della marca Campagnola e funzionano, come vi dicevo, aria compressa. Il compressore, non mi ricordo che compressore è. Comunque, se volete più informazioni, chiedetemele nei commenti, che vi saprò dare tutte le spiegazioni che desiderate. In più, credo che comunque i battitori con le manine che si muovono in questo modo siano molto più efficaci di altri battitori, anche un po' meno professionali, più amatoriali, e per le persone che devono fare un numero minore di ulivi. In più abbiamo una carriola motorizzata cingolata per portare su e giù le cassette piene d'olive, perché numero uno, abbiamo tanti olivi, come vi dicevo già. Numero 2, qui è tutto mega ripido, siamo sulla cima della collina praticamente, e noi dobbiamo scendere fino al crinale per arrivare alla cantina, prendere le cassette e tornare su in cima con la carriola. E quindi ci vuole una carriola che salga parecchio le pendenze. Non vi ho detto che da questo punto si vede Firenze praticamente, adesso non si vede perché c'è una foschia folle. Vabbè. Laggiù, là. Là, da quelle parti, là il mio dito ora non si vede. In fondo, in mezzo, dovrebbe esserci Firenze, più o meno, non si vede molto bene. I go straight from the bank, gassing up the tank, cranking up the radio, playing old Hank. It ain't that long till I'm back at the farm. I'm pulling up the truck down at the dock. It's time to do some cruising, baby, get a little stuck. It's a Saturday joyride, Percy Feast is the spot to take the blues away. We're on a boat, we're feeling fine, drinking Tennessee whiskey, a big blue sky. We're going up, we're coming down. There's a party on the water, it's a hell. Insegna agli utenti di internet. Non si pestano le olive. Ci sono le persone che ti commentano male, eh. Stai attento. In futuro mi piacerebbe portare anche alcuni video in cui si parla appunto della potatura, poi. Per esempio verso la primavera potremmo farci spiegare un pochino meglio da persone più competenti di me come si pota un olivo in modo corretto, o comunque in generale come si pota una pianta. Fatemi sapere nei commenti se questa cosa può interessarvi, e io come sempre spero che questo video vi sia piaciuto. Vi chiedo di iscrivervi al canale se vi interessa questo genere di contenuti, mettere un mi piace per supportare il mio lavoro, che vi assicuro è sfiancante. Cerco di stare al passo però, perché questa cosa è una figata, siamo diventati 3000, e quindi dai. Vi lascio il link in descrizione per seguirmi anche su Instagram e rimanere aggiornati su diversi contenuti che posto in questo periodo. E noi come sempre ci vediamo ogni mercoledì e domenica su questo canale con un nuovo video. Al prossimo video.